Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina. E oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi cannoli di pasta sfoglia fatta in casa con ripieno di crema chantilly alle gocce di cioccolato. Questi fantastici cannoli sono delle delizie perché c'è la pasta sfoglia croccante che si scioglie in bocca, poi c'è questo ripieno avvolgente ed equilibrato. Insomma ragazzi, sono veramente fantastici e oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa ricetta ci serviranno 300 g di farina manitoba, 240 g di burro freddo che abbiamo tagliato a quadratini e dopo messo in freezer, 120 ml di acqua freddissima e 2 g di sale. Per prima cosa mettiamo dentro il nostro mixer la farina. Il burro, che come già detto deve essere ben freddo, e il sale. Fatto ciò non ci rimane altro che tritare il tutto fino ad ottenere un impasto di consistenza sabbiosa. Giunta questa consistenza non ci rimane altro che al tutto aggiungere l'acqua, mi raccomando a filo e che deve essere ben fredda, e mescoliamo il tutto finché non raggiungerà una consistenza grezza, non deve essere liscio e omogeneo l'impasto. Fatto ciò non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto tenuto su un foglio di pellicola alimentare trasparente. Ora, aiutandoci con la pellicola trasparente e con le mani, creiamo una specie di rettangolo del nostro impasto. Lo copriamo per bene. Poi, aiutandoci con un mattarello, lo stendiamo per bene finché non diventa uniforme. Fatto ciò non ci rimarrà altro che metterlo o un'ora in frigo a riposare o mezz'ora in freezer. Ormai è passata la mezz'ora di riposo in freezer e adesso non ci rimane altro che stendere il nostro impasto mantenendo sempre la sua forma rettangolare. Mi raccomando, su un piano di lavoro già spolverato di farina. Noi ne abbiamo messo anche un pochino sopra l'impasto così non si attacca. Fatta la lunghezza di 40 cm x 20, ci aiutiamo con un tarocco a rimuovere delicatamente la parte superiore dell'impasto che portiamo a metà. Poi facciamo la stessa cosa con l'altra e con la metà inferiore andiamo a coprire la metà superiore. Fatto ciò, tiriamo via l'impasto, sempre aiutandoci con il tarocco. Spolveriamo ancora un pochino di farina al nostro banco. Ci mettiamo sopra l'impasto sempre un pochino di farina perché altrimenti si attacca. E poi ristendiamo bene l'impasto sempre a 40 cm x 20. Quando saremo giunti alla lunghezza di 40 cm faremo esattamente la stessa cosa di prima. Quando avremo finito lo copriremo per bene con la pellicola alimentare trasparente e non ci rimarrà altro che farlo riposare o un'ora in frigo o mezz'ora in freezer. Una cosa importante è quando spolverizziamo il banco di lavoro di farina oppure l'impasto mentre lo stendiamo non dobbiamo mai esagerare perché sennò andrà a influire sulla croccantezza della sfoglia. Dopo la mezz'ora non ci rimane altro che spolverizzare di farina il banco di lavoro e il nostro impasto, poi aiutandoci con un mattarello, lo stendiamo sempre a 40 cm x 20 e fatto ciò non ci rimarrà altro che fare sempre le solite tre pieghe. Applichiamo le tre pieghe, sempre la parte inferiore che copre la superiore, un po' di farina. Poi non ci rimarrà altro che ristendere nuovamente l'impasto 40 cm x 20. Raggiunta la lunghezza desiderata non ci rimane altro che
ripiegare sempre l'impasto. Un pochino di farina. E lo stendiamo nuovamente 40 cm per 20. Aggiunta la lunghezza non ci rimane altro che finire la piega. E questa volta lo stendiamo un'altra volta ancora, sempre con un pochino di farina sotto. E questa sarà la quarta e ultima volta che faremo le solite tre pieghe. A questo punto non ci rimane altro che applicare le ultime tre pieghe di questo impasto. Fatto ciò non ci rimarrà altro che coprirlo di pellicola alimentare trasparente e, come al solito, o lasciarlo mezz'ora in freezer o un'ora in frigo. Mentre la nostra pasta sfoglia sta riposando, ci occupiamo della crema pasticcera e per essa ci serviranno mezzo litro di latte fresco intero, 120 g di zucchero, 4 tuorli, 48 g di amido di mais, buccia di un limone, una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa prendiamo i semi dalla nostra bacca di vaniglia bourbon. Come si fa a prendere i semi? Allora, per prima cosa si taglia a metà con la punta del coltello. Poi, sempre con quella, si estraggono tutti i semi dopo averlo aperto un pochino con le mani. Ed ecco qua. A questo punto non ci rimane altro che trasferire il tutto dentro il nostro latte e poi portarlo a ebollizione. A questo punto abbiamo messo già in una ciotolina i nostri tuorli d'uovo, a cui aggiungiamo lo zucchero, e mescoliamo energicamente il tutto in modo da formare una sorta di cremina. Mi raccomando, velocemente, perché sennò uovo e zucchero si cristallizzano. Giunti a questa consistenza non ci rimane altro che aggiungere il nostro amido di mais. Tutto d'un colpo. E mescoliamo il tutto, questa volta piano, finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Abbiamo acceso il fuoco al nostro latte, ora non ci rimane altro che aggiungere le bucce di limone e portiamo il tutto a ebollizione. Quando il nostro latte avrà raggiunto l'ebollizione potremo togliere le bucce di limone. A questo punto non ci rimarrà altro che prendere un mestolo abbondante del nostro latte infuso e metterlo nel nostro composto di uova. Poi mescoliamo per bene il tutto, lasciamo che si sorba e continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro latte. Ora non ci rimane altro che trasferire il nostro composto di nuovo sul pentolino e lasciare addensare tutto. Preferibilmente cuocendo a fiamma media. Ora è importante mescolare continuamente e, giunti a questa consistenza, mescoliamo per altri 2 minuti. Quando la nostra crema pasticcera sarà cotta non ci rimane altro che trasferire il tutto in una ciotola bassa e larga e lasciare raffreddare il tutto coperto da pellicola alimentare trasparente. Ora è arrivato il momento di occuparci della nostra crema chantilly e per essa ci serviranno 200 g di panna zuccherata già montata. E noi che siamo dei golosoni abbiamo aggiunto anche 75 g di gocce di cioccolato, ma questa è puramente una scelta personale. Per prima cosa abbiamo preso una boule bella capiente di vetro e ora non ci rimane altro che metterci dentro la nostra crema pasticcera, che, come potrete notare, è già ben fredda, e la ravviviamo per bene con delle fruste elettriche. Giunti a questa consistenza non ci rimane altro che aggiungere la nostra panna poco alla volta, mescolando il tutto sempre da sotto verso sopra delicatamente, perché altrimenti la panna si smonterà. E dopo aver aggiunto tutta la panna non ci rimane altro che aggiungere anche le nostre gocce di cioccolato.
Dopo aver mescolato il tutto, copriamo con pellicola alimentare trasparente e lasciamo il tutto in frigo fino al momento del bisogno. Dopo un'ora di riposo in frigo, prendiamo il nostro panetto di pasta sfoglia, lo adagiamo sul nostro banco di lavoro che abbiamo già infarinato e mettiamo un pochino sopra l'impasto, sempre perché non si attacchi al mattarello. E ora lo stendiamo in una sfoglia lunga e larga. Finito di stendere il nostro impasto a 42 cm x 35, non ci rimane altro che ricavare, aiutandoci con un righello, delle strisce di 2 cm di pasta sfoglia, che poi andremo ad arrotolare in una forma per cannoli. Con molta delicatezza si tiene leggermente e poi si continua ad arrotolare per bene su tutta la superficie. Questi passaggi vanno fatti con molta calma. Ogni strato va leggermente appoggiato su quello che precede, quello che si sta facendo, in modo da creare una forma perfetta. Ed ecco qua come vengono i nostri bellissimi cannoli. Continuiamo così finché non finiamo tutta la nostra sfoglia. Ora, cari ragazzi, abbiamo il piacere di dirvi qualche piccolo consiglio. Il primo, quando state arrivando alla parte finale per la costruzione del vostro cannolo, dovete spingere leggermente in modo che aderisca bene al resto dell'impasto. Ecco ragazzi, potete vedere che lo sta facendo anche la mia mamma. Ecco fatto, poi appoggiamo quella parte sotto la teglia, in modo che in cottura il cannolo non si apra. Seconda cosa, li dobbiamo spennellare con del bianco d'uovo e sopra ci mettiamo un pochino di zucchero di canna. Ultima cosa, la misura delle nostre forme per cannoli ha una lunghezza di 12,5 cm e una larghezza di 2,5. Ed ecco ragazzi come si presentano i nostri cannoli pronti per andare in forno. Un'altra cosa, non ce ne devono stare più di 6 nella nostra teglia perché altrimenti in cottura non avranno il giusto spazio per cuocere. Comunque, li cuociamo a 200 gradi forno normale per 20-25 minuti, ossia fino alla doratura. Ma guardate come sono venuti bene i nostri cannoli appena sfornati! Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, ma prima vi vogliamo fare vedere dettagliatamente come si presentano i nostri cannoli. Guardate che belle bolle d'aria, che belli croccanti, veramente fantastici. A questo punto non ci rimane altro che riempirli e, aiutandoci con una nostra sac à poche, li riempiamo fino a metà da un lato e poi anche dall'altro. In questo modo riusciamo a riempire più facilmente i nostri cannoli. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate che spettacolo di cannoli che ci sono venuti! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste bombe di dei cannoli! Ma prima io vi voglio far vedere come si presentano dentro. Guardate che roba, super croccanti, super sfogliati, poi c'è questo ripieno mega cremoso. E adesso non mi rimane altro che assaggiare! Il paradiso in terra, ragazzi! Stratosferici! Sono veramente super croccanti, si sente bene la sfoglia, leggeri. Poi c'è questo ripieno di questa crema spettacolare, come vi ho già detto, cremosa, con questo retrogusto di cioccolato che dà il suo perché, e la crema pasticcera. Insomma ragazzi, un connubio spettacolare che dovete assolutamente provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia
e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!